Ciao a tutti e benvenuti a Padova. Oggi vi facciamo vedere il nostro percorso di visita a Padova con i monumenti principali da percorrere in una giornata o in un weekend, a seconda di quanta energia avete. Dopo aver parcheggiato, arriviamo a Piazza Prato della Valle. Questa grande piazza era usata già in epoca romana per le adunate militari e poi nel Medioevo come piazza di mercato. La forma attuale, neoclassica, è del 700 ed è possibile che questi baracconi ci fossero già all'epoca, quando la piazza fu risistemata per avere uno spazio per fiere, spettacoli di circo e caccia e il palio dei cavalli. Proprio qui, un tempo c'era la palude e il canale fa parte dell'opera di bonifica. Passiamo ora sotto i portici che ci permettono di ripararci dalle intemperie, ma non oggi che c'è il sole, per arrivare all'attrazione principale di Padova, la Basilica di Sant'Antonio. In questa piazza aperta sorge la Basilica di Sant'Antonio. Nata sul luogo di sepoltura del grande santo portoghese naturalizzato a Padova, la basilica fu costruita tra il 1238 e il 1310 e il santo è sepolto proprio qui, nella sua arca. Quando visiterete la basilica potrete perdervi per molti minuti nel guardare le sue decorazioni, i suoi affreschi interni, bassorilievi di età medievale e prevalentemente rinascimentale. Notevoli anche le cappelle laterali. Insomma, pianificate la vostra visita per dedicare il giusto tempo a questo grande monumento. Ma nel complesso non c'è solo la basilica, andiamo infatti a visitare i tre chiostri interni. Se siete dei grandi fan dei cimeli ecclesiastici, raccomandiamo il museo devozionale, altrimenti potete lasciar perdere. Uscendo sulla piazza, raccomandiamo di visitare l'oratorio di San Giorgio, con i suoi affreschi del 1377. Purtroppo danneggiati durante le invasioni napoleoniche, furono però restaurati due secoli fa. Gli affreschi mostrano scene della vita di Gesù, di San Giorgio, Santa Caterina e Santa Lucia. Collegata con l'oratorio è la cinquecentesca Scoletta del Santo, a cui si accede tramite questa scala settecentesca. La scoletta è un piccolo gioiello con tanti affreschi cinquecenteschi di autori molto noti, tra cui il Tiziano. Padova però è città in cui perdersi tra i suoi portici e le sue vie, capaci di regalare scorci particolari, come ad esempio il Palazzo Romanini-Jacur, affacciato su Piazza Antenore, che ospita la tomba dell'omonimo e mitico fondatore di Padova. Secondo la leggenda virgiliana, infatti, dopo la guerra di Troia che storicamente si svolse presso il lontano Mar Nero circa 3200 anni fa, il troiano Antenore, dopo varie peripezie, passando per l'Illiria, ovvero l'odierna penisola balcanica, giunse fino al nord Italia e fondò la città di Padova. Qui siamo nella Piazza Duomo, vivace e se il tempo è clemente è possibile anche sedersi ai tavolini dei bar per bere un caffè. Guardiamo qui dei curiosi affreschi ed entriamo nella Basilica di Santa Maria Assunta, che è il Duomo di Padova. La facciata è incompiuta e l'interno francamente non è nulla di spettacolare, ma dovete assolutamente visitare l'adiacente Battistero. Costruito nel 200, gli affreschi sono un capolavoro della pittura del 300. L'autore è Giusto de Menabuoi. Al centro del soffitto c'è il Cristo, circondato da angeli e santi, e la Madonna. E gli affreschi delle pareti mostrano scene della vita di San Giovanni Battista, Maria e Gesù, nonché scene dell'Apocalisse e storie della Genesi. Ammettiamo che l'insieme è spettacolare. L'ambiente ampio e suggestivo rende il Battistero una festa per gli occhi, anche per noi ignoranti che non conosciamo tutte le storie raccontate. Incluso nel biglietto è anche il museo annesso alla cattedrale. Imperdibile, anche per le sue dimensioni, è il Palazzo della Ragione a Padova, costruito nel 1218 quando Padova era un libero comune, prima del dominio di Venezia. Un tempo tribunale e piazza di mercato, oggi il palazzo è patrimonio UNESCO grazie agli splendidi affreschi trecenteschi che possiamo trovare all'interno, che mischiano simbologie zodiacali, religiose e della vita di tutti i giorni. La zona è usata per i mercati anche oggi, infatti la piazza dove sorge il palazzo si chiama Della Frutta. Nel palazzo, oltre agli splendidi affreschi, possiamo vedere alcune curiosità, come la pietra del vituperio. È infatti su questa pietra che, una volta, i debitori insolventi venivano condannati a restare in mutande e, come si dice nel detto, in braghe di tela. Proprio su questa pietra. Bei tempi, no? E quel cavallo? Si diceva un tempo che fosse opera niente meno che del Donatello, ma pare che sia in realtà una copia rinascimentale di una sua scultura. Comunque sia, pensiamo che faccia la sua figura nel salone. E in un angolo troviamo anche un moderno esemplare del pendolo di Foucault, che mostra la rotazione della Terra, così gli scettici non avranno più scuse. Uscendo non possiamo non notare le splendide volte del loggiato superiore. Da qui ci siamo poi diretti all'università. Padova, infatti, è una delle più importanti università in Italia,
Fondata nel 1222, quinta università più antica del mondo e seconda università più antica in Italia, dopo Bologna ovviamente, oggi la sede dell'università è ospitata dentro Palazzo Bo. Anche se non studiate qui, è possibile entrare per visitare le sue storiche aule. Nel chiostro interno e nel loggiato superiore troviamo questi curiosi stemmi. Sono le antiche insegne degli studenti, provenienti da tutta Europa, che venivano a studiare qui e una volta laureati lasciavano lo stemma in ricordo. È possibile visitare diverse stanze, degne di nota abbiamo senz'altro l'Aula Magna, che contiene decorazioni da capogiro. L'affresco a soffitto ritrae la Dea Sapienza e le personificazioni delle diverse facoltà. Ma abbiamo modo anche di fare un tuffo nel macabro, il teatro anatomico in legno costruito nel 1594. Questa sala è costruita per permettere a molti studenti di osservare il sezionamento dei cadaveri, che avveniva al centro in basso per le lezioni di anatomia. Nella sala dei 40, che raffigura i ritratti illustri di frequentatori dell'Ateneo, è conservata la cattedra in legno di Galilei, da dove teneva lezione. Rimanendo nel macabro, è qui conservata anche una vertebra appartenuta al Galilei. La sala di medicina è una delle più splendide stanze. Vediamo gli affreschi, la maestosità degli spazi e anche questi teschi, che appartengono proprio a professori della stessa facoltà di medicina. Passando poi nella sala di giurisprudenza, l'affresco del 1942 mostra l'allegoria di Venezia. L'Università di Padova ebbe fortuna durante il periodo di dominazione veneziana. La Repubblica ne garantì la libertà facendo sì che potessero studiarci anche persone non cattoliche, come luterani ed ebrei. Un'altra attrazione imperdibile di Padova è la Cappella degli Scrovegni, situata appena fuori dal centro città, che contiene gli affreschi trecenteschi di Giotto. Ma consigliamo assolutamente di prenotare con buon anticipo. Infatti noi quando ci siamo andati abbiamo trovato i posti completamente esauriti. Inoltre, vietato fare video all'interno. Quindi torniamo verso il centro. Eccoci nell'ampia piazza rettangolare, in stile quattrocentesco, chiamata Piazza dei Signori. La piazza è delimitata da un lato dalla chiesetta di San Clemente e dall'altro dall'iconica torre dell'orologio. La piazza è anche piena di tavolini di bar dove è possibile fermarsi a bere qualcosa. L'orologio astronomico è unico nel suo genere, in quanto il meccanismo restaurato mostra l'ora del giorno, il giorno del mese, il segno zodiacale e anche le fasi della luna. Tornando verso Piazza Prato della Valle, in via Roma, ci si potrebbe lasciar sfuggire la piccola chiesa di Santa Maria dei Servi. Si tratta di una chiesa di impianto trecentesco, ma ormai barocca, e invitiamo a entrarci per vedere lo splendido altare settecentesco. Tornati a Piazza Prato della Valle, è impossibile non notare la Basilica di Santa Giustina. Si tratta infatti dell'ottava chiesa più grande al mondo. Entriamoci. La basilica, consacrata nel 1606, al suo interno appare molto ampia e suggestiva. Guardiamo laggiù l'altare maggiore e anche le cappelle laterali. Non dimenticate di visitare il sacello di San Prosdocimo del VI secolo. Prosdocimo è stato il primo vescovo di Padova ben 1500 anni fa. Ed eccoci giunti da dove siamo partiti. Grazie per averci seguiti in giro per Padova. Speriamo di esservi stati utili, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e alla prossima!